problema dei testi universitari fotocopiati che tocca migliaia di studenti dopo i sequestri disposti in diverse copisterie. Domani se ne occuperà il Consiglio regionale con un ordine del giorno sottoscritto da 9 consiglieri di diversi partiti. Paolo Volpato. Le fotocopiatrici sono ancora sotto sequestro, pioveranno multe e denunce, ma restano le urgenze degli studenti poco abbienti, costretti a ricorrere alle fotocopie per ridurre le spese troppo alte per i libri di testo. Se ne occuperà il Consiglio regionale. Lo propone un ordine del giorno, prima firmataria Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra, alla quale si sono aggiunti altri 9 consiglieri: Violè, Boeti, Cattaneo, Cerutti, Dell'Utri, Leo, Motta, Negro e Pentenero. 2 i punti. Il primo, vista l'urgenza della situazione, chiede uno stanziamento straordinario per le biblioteche universitarie per acquistare un numero di testi sufficiente per le richieste degli studenti. Il secondo propone un tavolo d'incontro fra le parti in gioco, editori, autori, università e naturalmente gli studenti, per proporre un costo equo dei libri di testo e la sperimentazione di testi online, ebook o PDF, in modo da abbattere i prezzi di edizione. Oltretutto, dal dibattito che è avvenuto oggi abbiamo anche speranza che ci sia un intervento ad un livello superiore. Il Ministero. Sì, al Ministero, il deputato Davide Mattiello, ne ho letto, ha proposto di portare appunto al Ministero questa richiesta, proprio relativa all'urgenza. Dunque è possibile che il problema delle fotocopie dei testi universitari giunga all'esame del Ministero dell'Istruzione. D'altra parte, non è certo un problema soltanto torinese.